Transformers, Transformers, robots in disguise. Transformers, Transformers, more than meets the eye. Bye, Steve. Ah, l'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi parliamo di due personaggi immensi, entrambi carismatici, cioè il grande leader degli Autobot Optimus Prime, Dino Commander, e Ultra Magnus, Ultra Magnus, da noi con voi. Ma parlerò non tanto del cartone animato che viene molto dopo, bensì delle origini. Le origini ovviamente vengono dalla storica Diaclone Takara, quindi prima che i Transformers come oggi li conosciamo esistessero. E in realtà quello che oggi conosciamo come Optimus Prime Commander e quello che conosciamo come Ultra Magnus con voi era lo stesso personaggio per la Diaclone. C'era questa motrice, che oggi chiamiamo Optimus Prime Commander, in Giappone si chiamava Convoy, sì, so fanno un po' di macello, in Giappone si chiama Convoy, in Italia invece Convoy è Ultra Magnus, comunque, lasciamo fare. Quindi questo è questo diciamo. Quindi Optimus Prime Commander, che in Giappone si chiamava Convoy, prima che diventasse il Transformer che oggi conosciamo, quindi nella Diaclone, era un unico personaggio ed era stato progettato un rimorchio come base d'attacco ed in seguito un secondo rimorchio come potenziamento che andava a creare una sorta di armatura andando ad originare il Powered Convoy, che dopo Hasbro ha ricaratterizzato come personaggio a sé stante, però nelle origini era un unico personaggio e la cosa mi dispiace tantissimo poiché nel movie del 1986, anziché vedere morire Optimus Prime, penso che a tutti, o almeno alla maggior parte, sarebbe piaciuto che, così come Megatron si è evoluto in Galvatron, sarebbe stato bello che Optimus si fosse evoluto in Ultra Magnus, Ultra Magnus, come si dice all'inglese, quindi un vero e proprio potenziamento, una rinascita come Ultra Magnus, proprio come avveniva nel giocattolo originale Diaclone, dove appunto Ultra Magnus come armatura era un potenziamento dello stesso personaggio. Adesso andiamo a vedere questi sogni, questi giocattoli che da bambino magari averceli avuti. Quindi andiamo a vedere due giocattoli G1 dedicati. Optimus Prime è una ristampa commemorativa per il 25esimo anniversario. E andiamo di là a parlarne. Da bambini andavamo matti per i Combiners, i vari Devastator, Superion, Pentajet, Menazor, Pentacar, eccetera. Però quando alla tele passavano gli spot pubblicitari di questi due camion, la fantasia volava come non mai. Immaginavamo questi due insospettabili, appunto, camion, che trasportavano altrettanto insospettabili veicoli e alla fine praticamente avevamo un esercito, in quanto il nostro Ultra Magnus Convoy poteva trasportare ben 4 auto, il nostro Optimus Prime all'interno poteva trasportarne un'altra insieme al guerriero drone motorizzato Roller e quindi alla fine ci trovavamo un mini esercito di 5 Autobot più i due colossi e quindi la fantasia viaggiava come non mai.
Questi sono giocattoli che ovviamente oggi non possono essere recensiti, non si può parlare di articolazioni o di non articolazioni, di trasformazioni tecniche o non tecniche. Bisogna calarsi in quegli anni, bisogna capire che in quegli anni erano veri e propri miracoli di ingegneria, anche se oggi sembrano semplici. Bisogna capire che per noi bambini anni 80 erano dei sogni e per molti di noi, tra i quali io, erano dei sogni irraggiungibili che abbiamo potuto realizzare soltanto in età adulta. Molti sono talmente legati giustamente al giocattolo Diaclone e poi Generation One che ancora oggi i giocattoli che si ispirano al cartone animato, dove praticamente la motrice bianca non ha un robot singolo, ma viene praticamente inglobato come trasformazione nel grande robot totale. E io capisco che chi è affezionato al giocattolo ancora oggi preferisce le versioni dove si ha un robot bianco e poi la bisarca ne diventa l'armatura. Anche se, ripeto, nel cartone animato non era così, bensì nel cartone animato non c'era un robot singolo che si trasformava in robot, ma c'era il camion con la bisarca che interamente diventava il robot. Ed ora i nostri due colossi storici si meritano una bella birretta artigianale che andiamo ad aprire e voilà, andiamo a sorseggiare ed a trasformare. Ed eccoli qua, Optimus Prime, il nostro Commander, ovviamente stesso identico mold del robot bianco che abbiamo visto prima inserire all'interno di quest'altro colosso, un robot che nonostante sia un pre-transformer per esigenze di trasformazione era comunque snodato su spalle, gomito, anche ginocchia e piedi. E poi abbiamo questo colosso, come abbiamo detto, concepito come potenziamento dello stesso Convoy in Giappone,
che poi è diventato un personaggio a sé stante, quindi Ultra Magnus in Italia Convoy, che è praticamente un pezzo di mattone dove si muovono soltanto le braccia, comunque snodate su spalle e gomiti. Però ripeto, qua c'è poco da recensire, qua siamo davanti a dei mostri sacri del collezionismo, ma soprattutto a dei giocattoli che erano dei veri sogni all'epoca. E lo sono ancora tuttora per le emozioni che danno ancora noi bambini adulti anni 80 ogni volta che li vediamo, ogni volta che abbiamo la fortuna di poterli toccare, perché anche in età adulta è bello realizzare questi piccoli e grandi sogni e la giocabilità strabordante che questi giocattoli avevano all'epoca e tuttora è davvero incredibile. Per dare un'idea delle dimensioni con dei modelli più recenti, abbiamo qui il nostro Voyager Class Earthrise Optimus Prime e il Deluxe Class Revealed Shield United Takara Jazz. Ogni volta per me realizzare questi video è un qualcosa che mi dà stupende sensazioni. Intanto è un pretesto per smanettarli un po' insieme a voi, ma soprattutto, a parte gli scherzi, è un modo per cercare di far passare attraverso il video tutto ciò che questi modelli suscitano, i ricordi che suscitano, sia in chi li ha avuti da bambino, ma anche in chi da bambino li ha soltanto sognati come me. E quindi noi bambini anni 80 ci emozioniamo, chi invece è più giovane, quindi chi ha scoperto i Transformers con magari film di Michael Bay o comunque con modelli che vengono molto dopo la Generation One, come Beast Wars o andando avanti, comunque spero che passi il discorso di quanto sia importante capire le origini, perché le origini di tutto sono questi modelli che oggi sembrano così obsoleti, che all'epoca erano sogni davvero irraggiungibili, erano davvero dei grandi piccoli contenitori di ingegneria, anche perché comunque all'epoca erano all'avanguardia. E quindi viva i Transformers vecchi e nuovi. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.